Padrona, ma queste sono le stanze vaticane con gli affreschi di Raffaello. Padrona? Padrona? Ops, ve le farei descrivere da lei, però. Ha tremori per tutto il corpo, sudori freddi ed è in stato catatonico. Sì, suppongo che sia in piena sindrome di Stendhal. Beh, allora, ve lo racconterò io. Questa, secondo me, è l'opera più bella e si intitola La scuola di Atene. In questa rappresentazione, Raffaello ci dimostra che nonostante il passare dei secoli, la situazione in ambito scolastico non cambia mai. C'era chi cercava di copiare, il saputello che non aveva bisogno di ripassare, quello proprio svogliato. Uffa, con una giornata così bella avrei potuto andare a pesca, e invece eccomi qua. Un ultimo ripassino che fra poco interroga e... Che data era? Ah, eccola qua. Sì, giusto. Poi c'era il... Ma quando arrivano i fondi scolastici? Ma è possibile che non si possa avere una lavagna da parete? Così mi verrà la gobba! E io cosa dovrei dire? Noi studenti non abbiamo neanche il banco! E poi c'era chi faceva i compiti un attimo prima di entrare in classe. Ma c'era anche il momento ricreativo. Che ne dite? Organizziamo per una pizza? Non lo so, io sono impegnata questo pomeriggio. Voglio seguire un seminario sulla ricostruzione delle unghie. Beh, io invece ci sono! Ehi, venite! Stiamo organizzando per una pizza! Scusatemi, ma io devo scappare. Sono in ritardo per la mia lezione di fashion stylist. E poi c'erano gli studenti modello. Ma dai, c'è lezione di geografia! Possibile che voi non abbiate portato il vostro globo? Noi sì! L'avevamo scritto sul diario! E i professori avevano titoli altisonanti, come oggi. Benvenuto! Primo giorno, io insegno psicologia dello sviluppo cognitivo dei soffitti. E tu? Io sono professore di sociologia applicata al concetto di estemporaneità dei pavimenti. Ma c'erano anche professori così. Dopo 40 anni di insegnamento, so io come farli rigare dritti questi qui. Ma indovinate chi è questo signore qui? Vi do un aiutino. È un grande maestro. È ovvio, siamo in una scuola. Giusto, è proprio Raffaello. È l'autore di questo affresco, ma ha un'espressione strana. Sembra voler dire... Ma che ci faccio qui, in questa gabbia di matti? Boh. Ops, la padrona è un po' arrabbiata. Dice che ho travisato tutto il significato di questa meravigliosa opera. Può darsi, ma io cosa ne so, sono solo una cana.